più finanziamenti da Stato e Regione, un tema che tratta Marco Cappioli. Sì, buonasera. Diciamo che faccio una premessa e mi ricollego un po' ai discorsi che sono stati fatti. Diciamo che il riordino territoriale è una questione che non è più rimandabile, nel senso che appunto le leggi regionali, le proposte di legge a livello nazionale hanno disegnato quella che è una strada che si può percorrere in diversi modi, una strada che diciamo passa da Bologna per arrivare a Roma, no? Questo riordino di regioni e province. E quindi dicevo, questa strada la possiamo intraprendere in diversi modi, o andando a piedi e quindi rimanendo diciamo fedeli al nostro campanile, oppure appunto percorrendola con mezzi un po' più veloci, però non diciamo non d'avanguardia come appunto l'Unione dei Comuni, oppure come diceva Gigi possiamo prendere questo treno che è quello delle fusioni per appunto andare più veloci, per una volta nella nostra vita andare più veloci di quello che diciamo è il ritmo delle nostre valli, delle nostre amministrazioni. E andare più veloci perché? Non perché siamo dei fanatici della velocità, non siamo dei futuristi, ma perché questo treno passerà una volta e poi credo che non passerà più. E questo lo dico non perché tra 20 anni non si potrà fare una fusione dei comuni, ma perché da un punto di vista dei finanziamenti il momento è adesso, perché appunto con le leggi regionali, con le proposte di legge nazionali le fusioni sono tuttora incentivate, e quindi il progetto di una fusione di comuni che si compia in tempi rapidi ci permetterebbe di beneficiare di maggiori finanziamenti che in un periodo di grande crisi come questa, di grande crisi anche di liquidità da parte dello Stato e delle regioni e delle province e dei comuni, direi che è un elemento molto importante. Dalle nostre stime, che poi sono diciamo possono essere tranquillamente verificate, dalle nostre stime questi finanziamenti potrebbero ammontare a 700.000 euro all'anno dallo Stato per 10 anni, a circa 500.000 euro all'anno dalla Regione per 15 anni, e poi ci sarebbero altri vantaggi perché comunque la legge regionale prevede tutta una serie di contributi, ulteriori contributi straordinari per il riordino amministrativo e per gli sportelli decentrati, quindi il discorso che faceva anche Luciano, quindi non una sede unica e tutto il resto della valle che deve confluire verso questa sede, ma un riordino che sia anche una razionalizzazione, ma che permetta anche comunque ai cittadini di usufruire, ecco, di avere un'interfaccia con l'amministrazione vicina a casa. E poi chiaramente una priorità assoluta nei programmi e nei finanziamenti regionali per i prossimi 10 anni. Anche questo è molto importante perché c'è una corsia privilegiata per i finanziamenti su progetti in ambito regionale, ma io vorrei rilanciare ancora la cosa, perché oltre ad avere una corsia preferenziale, se si ragiona in termini, come diceva Gigi, di valle, in termini anche economici, di sviluppo, comprensoriali, chiaramente anche i progetti, anche la proposta, anche l'elaborazione di progetti in un'ottica di valle può essere molto più facile, molto più veloce e può godere anche di corsie preferenziali per quanto riguarda appunto i finanziamenti. Quindi direi che oltre a tutte le motivazioni nobili che hanno... L'ultimo aspetto che vogliamo trattare è quello sempre relativamente a più servizi per i cittadini, è un tema caldo, quello dell'ospedale di cui recentemente si è molto parlato e ne è un po' a rischio anche la sopravvivenza. Dottor Brindani Roberto. Tardo, ma il bisogno della salute è uno dei principali, delle principali esigenze, se non la principale, che viene richiesta dalle popolazioni, e quindi è evidente che
Nel momento in cui si parla di razionalizzazione della spesa, di chiusura di ospedali, noi ci troviamo nel mirino. Nonostante tutte le assicurazioni, noi dobbiamo contare di più. Noi avevamo una unità sanitaria locale che era autonoma, che gestivamo come comunità montana USL, che non era, lasciatemelo dire, la comunità montana USL di oggi e di ieri, era quella di ieri l'altro, che lavorava, che funzionava, che costava poco ai cittadini, ma che dava delle risposte ai cittadini. E allora l'idea di un comune unico, un comune forte, un comune che diventerebbe il quarto comune di tutta la provincia, dopo Parma, Fidenza e Sasso Maggiore, come hanno detto, può garantire al meglio non solo il mantenimento dei nostri servizi sanitari, ma anche il loro sviluppo. Perché nonostante le assicurazioni e la ottima gestione che dobbiamo dire è stata data da questi ultimi dirigenti, c'è sempre quella spada di Damocle che ci dice voi avete un numero di posti letto, eccetera, eccetera. Io l'altro giorno ho partecipato come spettatore al Consiglio Comunale di Borgottaro, nessuno, nonostante i suggerimenti, ha ribadito, ha sottolineato, ha detto i 120 posti letto. I dirigenti hanno detto noi dobbiamo modificare per ottimizzare l'occupazione dei posti letto, però quando noi in tutti i luoghi, in tutti i modi, nelle televisioni, nei giornali, nei talk show, eccetera, sentiamo che il numero fatidico è di 120 posti letto, noi, grosso comune dell'Alta Valtaro, dobbiamo dire, dobbiamo pretendere, dobbiamo volere che il numero sia quello, che poi ci mettano gli anziani piuttosto che i giovani, le mamme piuttosto che gli acuti, cioè, però il numero deve essere quello, perché con quel numero è come il numero magico, ma al di là poi di queste che sono questioni, se vogliamo tecniche, che io tiro fuori però perché dalle questioni tecniche poi si va alle questioni sostanziali di sopravvivenza, eccetera, noi abbiamo la possibilità di rilanciare l'azione, perché io personalmente, come medico che è più di 30 anni che fa questo lavoro, vi posso dire, ne sono convinto, senza temi di essere smentito, che centralizzare tutto negli ospedali grossi non sempre è buona sanità, non sempre è garantire il meglio al cittadino. Il cittadino viene seguito meglio e più umanamente nelle piccole realtà. Ma ecco perché l'importanza di essere uniti, quello che non è mai stato fatto. E allora scusatemi, e io vado indietro negli anni, vado indietro nel tempo, quando il consiglio di amministrazione dell'ospedale di Borgottaro aveva 5 persone, una di queste rappresentava gli altri 4 comuni dell'Alta Valtaro. Nella fattispecie era rappresentata da un compianese, il Don Pietro Ferrari, che rappresentava questi comuni. Quindi già c'era l'idea che l'ospedale era l'idea della valle, dell'alta valle del Taro, e che era un'idea forte. Dobbiamo ricordare anche la rappresentanza poi a livello provinciale di un borgotarese comunque, il dottor Timossi. Dobbiamo ricordare a livello di comunità montana il presidente, il commendator grandufficiale Arturo Ghiotto. Dobbiamo farli questi nomi che sono storia, che ai giovani forse non dicono niente, ma che hanno rappresentato lo sviluppo. Abbiamo qui presente nella persona del professor Rodolfo Marchini, uno che è stato membro di quel consiglio di amministrazione. E allora, se già allora, e parliamo di più di 30 anni fa, c'era quest'idea che l'ospedale di Borgottaro, non dimentichiamocelo, tra parentesi, costruito dagli emigranti e dal sudore della fronte di coloro che non erano emigrati, ma che alla fine del loro lavoro
andavano a mettere mattone su mattone, cioè i cittadini qua residenti, che non avevano il pane per mangiare, ma andavano dopo il loro lavoro a costruire l'ospedale di Borgotaro per il bisogno della salute della nostra gente. Scusate se faccio un po' di retorica, ma non è, è cuore, è quello che ti viene dal cuore. Noi ero già allora un'idea forte, quindi un comune che conta, che ha questo valore, che finalmente unisce le forze di tutti i cittadini dell'Alta Lattaro, perché oggi come oggi, se noi mettiamo insieme quindi, i 5 comuni dell'Alta Lattaro, raggiungiamo e superiamo di poco i 15.000 abitanti, vuol dire che rischiamo a rimanere disuniti, veramente a perdere anche quello che è e rappresenta tuttora, dobbiamo piuttosto purtroppo dircelo, la più grande fabbrica, il più grande luogo di occupazione della nostra zona, e che è l'ospedale di Borgotaro. E allora, la tecnologia è andata avanti, si usano gli elicotteri, però gli elicotteri non sempre viaggiano, la gente ha bisogno di avere vicino i suoi cari. L'ospedale di Borgotaro è un ospedale di alta valle, quindi un ospedale che ha un suo senso, che noi dobbiamo difendere nella sua sopravvivenza, ma non solo, noi dobbiamo pretendere, volere che l'ospedale di Borgotaro dica qualcosa di più, ed è possibile, bastano le volontà, ma lo possiamo fare se siamo più forti, se siamo uniti. Finisco dicendo che purtroppo la montagna, o per fortuna, la montagna vuole vivere, deve vivere e ha il diritto di vivere, visto che le tasse le paghiamo tanto come quelli che abitano non in montagna. E quindi ecco perché questa idea forte, questa idea dell'unico comune dell'Alta Lattaro, perché è vero, condivido, la fusione di 5 consigli comunali non fa altro che creare un carrozzone. Invece, se dal basso noi creeremo un unico comune, che è possibile fare oggi, perché i campanilismi non ci sono più, perché i giovani si sono fusi a scuola, perché i giovani di un tempo sono i vecchi di oggi o quelli anziani di oggi, cioè siamo noi che abbiamo una certa età, che abbiamo lottato, ma vogliamo lottare per il nostro futuro, per il futuro dei nostri figli, per il futuro dei nostri nipoti. E ecco perché questa idea è un'idea forte a cui io ho voluto aderire, essendo la mia idea da sempre, essendomi sempre definito un uomo della montagna e non un uomo di qui o di là. Ecco perché io penso che dobbiamo con forza convincere e andare avanti se vogliamo difendere le nostre strutture, se vogliamo difendere, concludo, i bisogni primari della gente, della nostra gente, il bisogno alla salute.